Abiti da sera e giubbotti salvagente. I passeggeri della Costa Concordia, ordinati, aspettano istruzioni. Uno di loro filma tutto con il telefonino. Sono le 22:22, 40 minuti dopo lo schianto. Abbiamo la situazione sotto controllo. Andate in cabina, per favore. È tutto sotto controllo. Arrivano le prime rassicurazioni. Qualcuno non capisce ancora la gravità della situazione. Qua stiamo a girare il film Titanic. Alle 22:25 a parlare è una responsabile di bordo. Abbiamo fatto un annuncio a nome del nostro comandante e chiediamo gentilmente di tornare alla vostra cabina o se desiderate essere in giro per il salone. In quel momento la Concordia sta già imbarcando acqua, eppure dalla plancia alla guardia costiera parlano di un semplice blackout. Che noi abbiamo finito di sistemare il problema che abbiamo elettrico, del motore, del problema elettrico del generatore, tutto sarà calmo. Se desiderate rimanere qui in piedi va bene pure, ma io vi chiedo gentilmente di andare in camera e essere tranquilli seduti. Tornate in camera, state tranquilli, questo il messaggio ai passeggeri. Ma balla o no? Sì, balla ancora, comunque andiamo lì, prendiamoci la roba. È tutto sotto controllo. Va bene? Pochi minuti dopo, alle 22:58, l'ordine di abbandonare la nave.